Buongiorno cari amici di Pittori Famosi, oggi vedremo come scontornare un'immagine tramite l'uso dei canali. Allora, vogliamo anzitutto raggiungere questo tipo di scontorno e di selezione, per cui vediamo come procedere. Eliminiamo il ritaglio che abbiamo già creato e procediamo appunto alla realizzazione di un nuovo ritaglio tramite canali. Quindi andiamo su canali. Scegliamo uno dei canali tra rosso, verde e blu che esalta maggiormente il contrasto della parte che vogliamo selezionare da tutto ciò che invece non vogliamo selezionare. In questo caso il canale blu è quello che offre maggiore contrasto. Devo dire per esperienza che il canale blu è stato sempre quello che offre maggiore contrasto nelle foto che appunto ho scontornato. Per cui duplichiamo il canale in questo modo e lavoriamo direttamente sul canale con un pennello di tipo colore brucia con opacità intorno al 20% e lo stesso vale per il flusso. Vi farò notare come al passaggio del mouse sulle parti di vegetazione il colore diventerà molto più intenso. Come potete vedere, non riesco ad evidenziare nulla di come vorrei, proprio perché il colore del mio pennello è posto su bianco. Appena lo sposto su nero, possiamo vedere la differenza di come le parti che io voglio selezionare diventino più scure. Non preoccupatevi di sbagliare, anche perché successivamente faremo ulteriori modifiche tramite la selezione e intervallo colori. Ecco, in questo modo. Avete visto come si mette in risalto tutta la parte, diciamo, delle piante, delle foglie? Benissimo. In questo modo. A questo punto procediamo con la selezione anche di questa parte, di quest'area, che quindi va colorata di nero, per cui ritorniamo ad un pennello di tipo normale, aumentiamo l'opacità al 100%, il flusso al 100% e coloriamo di nero tutta quest'area che poi vogliamo ritrovare nella nostra selezione. In questo modo. Ecco fatto, a questo punto procediamo tramite selezione intervallo colori appunto a selezionare tutta l'area che noi interessa. Se notiamo che le parti bianche sono presenti anche sullo sfondo, possiamo sempre aumentare o diminuire la tolleranza in questo modo. Adesso sto diminuendo la tolleranza e come potete vedere le parti che sarebbero state selezionate dallo sfondo scompaiono. Tutto
E quindi mi ritroverò con una selezione solo dell'area che mi interessa. Ecco fatto. A questo punto possiamo anche eliminare il livello copia per ritornare di nuovo alla modalità RGB. Ritorniamo su livelli. Clicchiamo con tasto destro, crea livello copiato ed ecco a voi il risultato finale. Vi aspetto alla prossima puntata su pittorifamosi.it.